per i suoi ragazzi. Ha sempre portato avanti battaglie per l'inclusione e per riqualificare la scuola italiana. Una grande passionaria e sperimentatrice. Fa parte del gruppo nazionale di professionisti della scuola, la scuola che accoglie. È qui con noi la professoressa Rossella Ortolani. Grazie a tutti, che siete bellissimi e tanti. Allora, io volevo soltanto riepilogare, non a voi, e forse lo sapete, ma a chi sta sopra di noi, purtroppo, che noi della scuola primaria siamo coloro che insieme alle colleghe dell'infanzia, ai genitori, mettono i mattoncini, gli elementi fondanti, che costruiscono le categorie mentali per la coscienza di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni, delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dei bambini, naturalmente. Noi siamo i responsabili della costruzione della stima di sé che farà la differenza per tutta la vita delle future generazioni. Noi abbiamo il compito e il dovere di farli crescere in modo armonico, globale e soprattutto sereno. Ma la politica non si è mai preoccupata troppo di darci gli strumenti per affrontare questo delicato compito, spesso svolto molto male. Si è visto come ci ha lasciati soli anche in questo periodo, dove ognuno si è dovuto inventare una didattica a distanza fai da te, a volte entrando a gamba tesa nelle case dei propri alunni, che coinvolgendo nostro malgrado i genitori, che hanno fatto da maestri ai loro figli, e le ringraziamo tanto. Noi siamo stati costretti a interrogare, verificare, giudicare, a volte anche senza tener conto delle condizioni psicologiche dei nostri bambini e adolescenti e di quello che stavano vivendo. Se le nostre madri e i nostri padri costituenti potessero vedere in cosa si è trasformata la nostra scuola. Dopo una scuola parcheggio abbiamo avuto la scuola azienda, la scuola privata di contenuti e riempita di nozioni, la scuola ad alto funzionamento tecnologico e a basso funzionamento umano, emozionale, empatico, etico. E ora eccoci alla scuola sanitaria. La carta della salute è stata vincente e adesso siamo all'ultima mano. Una riflessione però. Neanche durante il passaggio della nube di Chernobyl è stato messo in campo niente di tutto quello che abbiamo visto fino a questi mesi. Nonostante che la gravità non sia paragonabile, chissà perché. Per decenni, dicevo, l'obiettivo è stato quello di addestrare robottini ubbidienti, impauriti, chiusi in casa, sterilizzati, ipnotizzati e lobotomizzati dalle immagini di uno schermo, isolati dal mondo e dal contatto fisico ed emotivo con i coetanei, che usano il pollice opponibile non per creare la loro realtà, ma per giocare a distanza in un mondo virtuale prefabbricato ad hoc per non farli pensare. Con questi presupposti è arrivata la paralisi del paese e la paura ha fatto da grande padrona delle menti. Genitori terrorizzati, figli terrorizzati. Nella mia zona, come se non bastasse, in pieno lockdown, con le strade deserte, circolavano ogni 2 ore ambulanze per i servizi a domicilio e, ripeto, servizi a domicilio, non emergenze, a sirene spiegate. Immaginiamoci nelle menti dei bambini l'urlo della sirena, nel silenzio assoluto, cosa deve aver provocato. Ma davvero si pensa che questo stato di terrore sapientemente veicolato tramite gli schermi piatti non sia stato trasmesso anche ai nostri bambini, i quali non solo sono stati trattati peggio dei cani e dei carcerati, a cui almeno si permette l'ora d'aria, ma hanno assistito allo sgretolarsi di tutto il tessuto sociale in cui erano immersi, scuola, sport, religione, attività ricreative, in un attimo è tutto dissolto. Diritti e tutela dei minori, belle parole. Forse essere onesti qualcuno gli dovrebbe delle scuse. Comunque c'è stata la televisione che ci ha aiutati e consolati tutti. In prima serata potevamo scegliere tra decine di programmi con dibattiti sul coronavirus, film d'azione, horror e polizieschi, intervallati dal bombardamento mediatico riguardante lo stare a casa e lavarsi le mani, eccetera, eccetera. Molto tranquillizzante. Nel mio monitoraggio, fra i miei alunni, per capire come avevano recepito questo momento, ho scoperto che c'era qualcuno di loro che non solo non era mai uscito di casa durante il lockdown, ma neppure si fidava di farlo dopo. Mi sto chiedendo se siamo consapevoli che i danni psicologici procurati a grandi e piccini siano di proporzioni enormi e si protrarranno nel tempo e nessuno potrà misurare quanto e cosa è stato rotto. E questo lo dicono anche gli psicologi in una lettera molto bella che non posso citare perché non ho tempo. In questo contesto agghiacciante è arrivata però la DAD a salvarci tutti. 2 parole sulla didattica a distanza.
Ho saputo di un bambino che ha abbracciato il monitor appena ha visto la sua maestra sullo schermo, un gran risultato. Ho saputo di video lezioni a bambini piccolissimi del nido di maestre educatrici che li hanno fatti cantare, ballare, disegnare. Certo che noi italiani siamo veramente geniali. Ma nessuno si preoccupa di sapere se tutto quel tempo davanti al PC o al tablet o peggio ancora al telefono cellulare siano salutari per i bambini? E se però era proprio quello il modo migliore per aiutarli in una situazione del genere? Dove sono i comitati tecnico-scientifici che garantiscono che tutto questo abbia a che vedere con la salute e il benessere dei bambini? E salendo un pochino più su con l'età e tentando di fare didattica delle discipline, non sappiamo che cos'è accaduto veramente. Famiglie che si sono ritrovate a fare le fotocopie in pieno lockdown, senza mezzi, magari che non parlano neppure l'italiano, e hanno fatto salti mortali per collegarsi alle video lezioni giornaliere. Famiglie con più di 2 figli e un solo PC alle prese con incessanti video lezioni a tutte le ore del giorno e perfino durante il ponte del 2 giugno. Famiglie i cui figli sono scomparsi dalla scuola e dagli schermi e di cui oggi non sappiamo proprio nulla, magari seguiti da assistenti sociali che non hanno neppure pensato all'ipotesi di attivare un supporto educativo in presenza, finito il lockdown, per i bambini e gli adolescenti più bisognosi, impoveriti di stimoli, contatti e confronto. Mi si concede una parentesi sulla chiusura dei centri diurni per disabili, affiancata dal divieto di uscire di casa per i bambini autistici e iperattivi. Sono state delle cose disumane, sono disumane. Ma la colpa è anche un po' nostra, che abbiamo accettato con assoluta obbedienza che ci togliessero tutti i diritti più importanti che la Carta Costituzionale invita senza eccezioni a tutelare. E ci siamo anche abituati, diciamoci la verità, senza farci troppe domande, ai nostri piccoli annichiliti davanti agli schermi, incapaci di comprendere cosa stava accadendo e perché i loro amici erano lì davanti a loro ma non li potevano toccare. La DAD bocciata, questa non potrà mai essere scuola, se lo mettano bene in testa i nostri ministri. E nel caso non se lo ricordino e abbiano talmente represso il loro bambino interiore da partorire abominevoli idee di separazione, imbavagliamento e sanificazione forzata per rientrare a settembre in sicurezza, e a me questa parolina mi fa sempre parecchio ridere, visto che lo stato di degrado ambientale, igienico e sanitario dei nostri istituti scolastici, sappiano che la scuola è viva, che è un'esperienza vera, globale, fatta di 5 sensi, emozioni, mente e spirito. Non è un contenitore asettico, non è un separatore di corpi, non è un riduttore di emozioni e di esperienze. Gli e le insegnanti evoluti sono coloro che educano la libertà di pensiero e di azione, hanno chiara l'importanza del movimento, del contatto fisico, della libera espressione di parola, dello scambio senza se e senza ma. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana, è uno dei punti che adoro di questa splendida Costituzione, e quando incontro un bambino io mi accovaccio alla sua altezza e lo guardo intensamente negli occhi. Nel frattempo tutti i miei ricettori tattili e sensibili si attivano, lo ascolto col cuore, in silenzio gli accarezzo la testa per cercare di capire non se ha la febbre o se potrebbe essere pericoloso per me, ma cosa posso fare io e come lo posso fare per aiutarlo a manifestare a se stesso e agli altri ciò che porta dentro. Il resto sono chiacchiere da salotto. Questo tipo di visione, che non è la mia ma fa parte della storia dell'educazione, se soltanto qualcuno se la ricordasse, è l'esatto opposto di quella che fino ad ora è stata propinata, l'esatto opposto di quella che vorreste mettere in piedi voi nel prossimo futuro, cari parlamentari e cara ministra Azzolina, Sara Cunial esclusa naturalmente, basandovi su dati profetici, ma non quelli di Cassandra, quelli di profezie basse, e non scientifiche di un contagio che sta diventando un cancro dell'anima e che mina profondamente la psiche e la capacità di relazione dei nostri figli.
A noi che per la Costituzione siamo ancora un popolo sovrano, è richiesto di immaginare una scuola completamente diversa per rendere giustizia alla nostra Carta Costituzionale, perché questo modello di scuola sta fallendo. È una scuola inquinata, alterata, disumanizzata, che sta deviando dal suo vero scopo, quello di favorire il pieno sviluppo di ogni individuo. Didattica online, distanziamento sociale, mascherine, plexiglass, vaccini obbligatori, una scuola che ostacola, esclude, separa. Un po' di dati, signori: bambini e adolescenti rappresentano solo fra l'1 e il 5% dei casi diagnosticati, sembra. Il 90% di questi è asintomatico e da studi recenti pare che raramente siano contagiosi. Si apriranno cinema e discoteche a breve, ancora in stato di emergenza, e per settembre, quando si dovrebbe immaginare il ritorno alla normalità, si prospettano ancora palesi deprivazioni da stimoli sociali, che poi influiscono inevitabilmente su quelli cognitivi, grazie alla politica del distanziamento sociale a tutti i costi. Ma come ci siamo arrivati a tutto questo e perché? Non ha importanza. L'importante è riprenderci in mano il potere di decidere che tipo di educazione dare ai nostri bambini e ai nostri giovani. E allora proviamo a volare con le ali dell'immaginazione. Immaginiamo una scuola con orari e spazi a misura di bambino e un orario lavorativo sancito per legge che renda almeno uno dei genitori in grado di seguire senza ansia i propri figli. Immaginiamo una scuola con grandi spazi verdi, fatta di laboratori di arte, teatro, musica, danza, che sono tanto importanti come l'italiano al matematica, non meno. Perché fra le tante scoperte che le neuroscienze hanno fatto, c'è quella dell'importanza del fattore dominanza nell'apprendimento, perché noi siamo fatti di due emisferi che, se potenziati entrambi e se comunicano bene fra loro, possono ottenere risultati sorprendenti. E questo si sviluppa anche attraverso e soprattutto una scuola che educhi alla creatività e all'immaginazione, che insegni la meditazione, la visualizzazione creativa, educhi all'affettività, alla comunicazione non violenta, allo sviluppo integrato dei due emisferi, tramite tecniche di movimento specifiche, discipline orientali, brain gym, quello che volete, ma mettiamocelo però. Possiamo immaginarla, cari genitori, cari colleghi e colleghe, perché il pensiero crea la realtà, e proviamo a concretizzarla con coraggio, perché oggi è l'ora di ritrovare il nostro coraggio di sognare, anche se stanno facendo di tutto per portarcelo via. Tanto per capirci, si stanno formando varie realtà di homeschooling, e proviamo ad immaginare piccole realtà autogestite di homeschooler fino a quando la scuola non guarirà. Ciò che è importante è il nostro futuro, è che il nostro futuro e il futuro dei nostri figli non sia messo in discussione da nessuno, e soprattutto nessuno si deve permettere di sottrarci i nostri figli senza il nostro permesso, e magari di obbligarli all'isolamento e a trattamenti sanitari in nome di uno stato di emergenza che sta cancellando tutti gli altri diritti costituzionali. Siamo di una democrazia fino a prova contraria. Alla ministra Zolina, e finisco, e scusami ma te l'avevo detto che non ce la facevo in 10 minuti, una richiesta: invece di pensare al distanziamento sociale, che comunque sia pensato infice il senso stesso della comunità educante, si preoccupi di indagare sui motivi dell'aumento di casi gravi di disabilità dei nostri alunni. Nella mia scuola 1 ogni 20. Si preoccupi di verificare se le wifi e il futuro 5G nelle scuole siano davvero così innocui, perché non si può applicare il principio di precauzione solo quando ci fa comodo. Si preoccupi di fornire il personale ATA necessario alla pulizia delle scuole e al controllo degli alunni nei corridoi. Si preoccupi di fornire uno sportello psicologico di supporto anche agli insegnanti, e ci dia la possibilità di formarci con donne del calibro di Daniela Lucangeli e Erika Pori su ciò che davvero serve per pensare a una nuova didattica. Perché tutto questo contribuirebbe grandemente alla salutogenesi di alunni e insegnanti che, se stessero bene a scuola, forse resisterebbero anche agli attacchi della prossima influenza. Quello a cui stiamo assistendo con fiducia e speranza in questo momento è che ci sono per fortuna molte iniziative di dissenso che partono dal basso: lettere, petizioni, comunicati da parte di genitori, insegnanti, presidi, medici, psicologi, avvocati, e manifestazioni come questa, e tanto li ringrazio sti ragazzi. Cerchiamo di unire le nostre menti, di rimanere tutti connessi, ma non con troppe cose fuori di noi, connessi dentro, altrimenti non sarà un virus a toglierci il futuro, saremo noi stessi ad implodere. È l'ora di uscire da questo incantesimo. Buon risveglio a tutti!